Buonasera, all'indomani della decisione del governo di cancellare il programma di ritorno al nucleare, una decisione ratificata questo pomeriggio dal Senato, dove si è votato l'emendamento che elimina tutte le norme attuative per la costruzione di nuove centrali, ci chiediamo che tipo di politica energetica farà a questo punto il governo, che tipo di politica energetica ha bisogno l'Italia, visto che il piano del governo prevedeva che il 25% della nostra energia elettrica sarebbe stata ottenuta dal nucleare. Cercheremo anche di capire cosa c'è dietro da un punto di vista politico a questa scelta, che arriva sicuramente sull'effetto della catastrofe che c'è stata a Fukushima, ma che avrà anche delle ripercussioni sui referendum di giugno. E lo facciamo con il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, che è stato il primo a intravedere il pericolo per il referendum di giugno di questa decisione. Buonasera Di Pietro. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Scusate la voce, ma per farsi sentire a volte si perde pure la voce. Bisogna urlare un po', eh? Saluto anche Antonio Cianciullo di Repubblica, che segue da sempre le questioni di politica energetica. Buonasera. E ambiente. Allora, stiamo aspettando che a Milano arrivi il professor Marzio Galeotti, però intanto Di Pietro, io le voglio fare subito una domanda. Insomma, qual è il giudizio politico all'indomani di questa scelta che dà della decisione del governo di non tornare al nucleare? Ecco, innanzitutto lei mi deve perdonare, ma io credo sia importante dare una corretta informazione ai cittadini, non perché lei non l'abbia data corretta, ci mancherebbe altro, ma perché a lei hanno dato un'informazione sbagliata, il governo e il Parlamento. Lei ha detto, non perché ha sbagliato, ma perché ha ripetuto, tra virgolette, quello che hanno detto il governo e la maggioranza parlamentare, ha detto due cose che non è così. Ha detto lei, il governo ha cancellato il programma nucleare, il Senato oggi ha ratificato questa cancellazione. A chiacchiere, a comunicati stampa, così ha fatto il governo e il Parlamento. Nei fatti ha approvato un emendamento fatto di 8 articoli, dove i primi, dall'articolo 2 all'articolo 7, ha copiato il nostro quesito referendario e quindi ha stabilito che l'Italia dei Valori, promotrice della raccolta del referendum, e tutti coloro che sono gli antinuclearisti, che ce ne sono una marea, anzi si è capito che sono la maggioranza degli italiani, hanno copiato questo emendamento in cui si dice avete ragione, quindi potete gioire, il nucleare non si fa più. E così lei ha giustamente ripetuto questo. Se non che nessuno dice agli italiani che c'è un articolo 1 e un articolo 8. In mezzo, che fa da sandwich. Cosa dice? Ti cancello il nucleare, ma non dice che non lo faccio più. Dice, all'articolo 1 dice, per valutare se e come farlo, in relazione alla sicurezza e in relazione allo sviluppo energetico, il nucleare, affidiamo uno nuovo studio all'Agenzia per il Nucleare, non all'Agenzia contro il Nucleare, non all'Agenzia per il Rinnovabile, ma all'Agenzia per il Nucleare, quella che ha fatto Veronesi, che vuole il nucleare. E poi al comma 8 cosa dice? Entro un anno, vale a dire dopo il referendum, ma subito dopo, perché poi dopo le ferie, Natale, è venuto subito, il governo non deve passare più né al Parlamento né a qualsiasi altra autorità, ma deve solo sentire. Adesso quante volte va in chiesa lei? Sente il prete e dice non fornicare, e dice non lo faccio più, e poi gli sono cascati i capelli a forse fornicare. Allora che cosa succede? Succede che all'ultimo comma sta scritto sentito il governo, sempre lui, sentito il Parlamento, sentite le regioni, decide cosa fare di politica energetica. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ha deciso quel che volevamo noi, cioè il programma energetico italiano deve escludere categoricamente per il futuro, a prescindere da sicurezza o non sicurezza, deve escludere la realizzazione di centrali nucleari, ma ha semplicemente deciso, ed è qui la risposta politica che lei mi chiedeva, ha semplicemente deciso che siccome c'è il referendum e siccome lo perde sicuramente il referendum e siccome il referendum sul nucleare si trascina dietro anche quello sulla giustizia e quello sull'acqua, siccome a questo punto verrebbe sconfitta totalmente la politica governativa di Berlusconi, sai cosa faccio? Faccio una legge truffa. Ti dico che te la cancello, mi riservo di rimetterci e ti foto, non ti faccio fare il referendum. Vede, innanzitutto quel che manca
nel nostro paese, lo diceva il professor Galeozzi, lo diceva pure l'altro prima, l'altro collega, manca un piano energetico nazionale. E questo manca perché non l'ha fatto il governo Berlusconi e non l'hanno fatto gli altri governi. Quindi nel piano energetico nazionale credo che oggi come oggi non si possa non tenere presente un piano che guarda al breve, al medio e al lungo termine. E nel breve termine non può che prendersi atto di quelle che sono le fonti primarie di approvvigionamento energetico, perché poi l'energia ha bisogno di fonti primarie. Però deve avere un piano strategico. Nel nostro piano strategico le energie alternative dovrebbero piano piano assorbire tutte le altre energie. Noi dobbiamo partire da un presupposto, a mio avviso. Cioè, investire in ricerca, investire in nuove tecnologie, perché così come 40 anni fa il nucleare rappresentava il nuovo, dopo 40 anni oggi il nucleare rappresenta il vecchio rispetto a tante altre tecnologie ancora più nuove, e fra 30-40 anni chissà quante altre tecnologie ci saranno. Può darsi che arrivi anche un nucleare pulito, ma non un nucleare pulito, un idrogeno puro, come dicono in gergo. Noi non possiamo oggi sapere cosa la tecnologia e la scienza ci riserva. Sappiamo però per certo che in Italia due materie prime ce l'abbiamo, che non è né il petrolio, né il fossile, né l'uranio, e il sole e il vento. Forse allora partendo da questi, e poi con le biomasse, e poi con il geotermico, e poi con chissà quant'altro, con l'idrogeno puro, e chissà quant'altro ne inventeranno questi mostri della scienza e della tecnica, se solo possiamo investire un po' di soldi invece di togliere i soldi alla ricerca. Noi dobbiamo fare un piano composito che piano piano toglie le fonti inquinanti, dal carbone al petrolio, e piano piano lo sposta alle fonti rinnovabili in un processo positivo e propositivo. Questa è la proposta che noi ci sentiamo di fare. In questa proposta è ovvio che all'inizio devi mettercene un po' di soldi, non deve toglierci. Alle energie rinnovabili il governo prima ha dato e poi addirittura ha tolto, come diceva il professore prima, ha tolto con effetto retroattivo, creando un danno incredibile a coloro che già si erano impegnati. Allora in questo senso a me pare che l'assenza di una politica governativa in materia energetica dimostra che a questo governo non interessa il bene del paese, ma interessa semplicemente tenere impegnato Parlamento e governo per piccole leggi settoriali, addirittura a volte personali, stravolgendo anche il proprio programma pur di salvaguardare la propria poltrona. Cioè, è come dire, siccome c'è il vicino di banco che si è ammalato, perché non mi devo ammalare pure io? Vede, i nostri vicini di casa hanno scelto il nucleare 30-40 anni fa, quando rappresentava nell'immaginario collettivo e forse anche nella realtà il nuovo e il moderno. In realtà io penso che lo sviluppo nucleare, diciamo così, civile, è stato un ricorso straordinario effettuato per riciclare tutto l'uranio previsto per lo sviluppo militare. Ma al di là di questa, che a mio avviso è semplicemente una delle tante ragioni, i nostri vicini 30-40 anni fa hanno fatto le centrali nucleari. Oggi che ci sono soluzioni diverse e alternative, i nostri vicini, a cominciare dalla Germania, dalla Francia, dall'Inghilterra, hanno aderito a quel concetto europeo di programmare lo sviluppo dell'approvvigionamento energetico verso le rinnovabili. Perché? Perché è chiaro che tu vai sempre verso il nuovo, verso ciò che ti dà la nuova ricerca, la nuova tecnologia. Ora noi dell'Italia, grazie a Dio, siamo in una situazione di favore rispetto agli altri, perché gli altri devono spendere un sacco di soldi, hanno un sacco di problemi per smantellare ciò che hanno, perché fra 30-40 anni il nucleare non ce l'avrà più nessuno, piaccia o non piaccia, ce l'avranno solo coloro che lo fanno adesso per utilizzarlo nei prossimi 60 anni. Ma o si andrà a un nucleare di nuova e nuovissima generazione che nulla ha col nucleare, oppure si dovrà andare necessariamente verso energie alternative. Allora noi dell'Italia in realtà non siamo svantaggiati ai nostri vicini, siamo avvantaggiati, perché non abbiamo da dismettere ciò che non abbiamo, e quindi possiamo investire tutti quei soldi che abbiamo
per le nuove tecnologie. Sa quanto costa per dismettere? Molto di più che permettere, perché noi ci abbiamo provato 30 anni fa e stiamo ancora a decidere, e nel disegno di legge di oggi è ancora previsto come smaltire quei rifiuti che avevamo di 30 anni fa. Stiamo ancora pagando in bolletta. E stiamo ancora parlando in bolletta, peraltro. Però significa anche aver fatto quella scelta dopo il 1987, significa anche dipendere da, ad esempio, il gas naturale di paesi dove politicamente non fa. Torno a ripetere, a parte il fatto che l'uranio non te lo dà la Svizzera, anche l'uranio te danno gli stessi paesi a gestione dittatoriale o caso del simile. Non è che l'uranio lo trovi nel paese nordico, lo trovi in qualche paese sperduto subsahariano con gli stessi problemi del petrolio, quindi non risolvi il problema. E anche l'uranio è un prodotto a finire, a differenza del sole e del vento, che è l'unica cosa che c'è in particolare nel nostro paese. Ma torno a ripetere, visto che noi non abbiamo investito nel nucleare, grazie a Dio, tutti quei soldi che dovremmo investire adesso per denuclearizzare ciò che non abbiamo fatto, li possiamo utilizzare per investire, per incentivare e per spingere verso le energie alternative e verso quel che è un problema immediato che dovrebbe, da domani mattina, quello che noi abbiamo chiesto. L'Italia dei Valori ha fatto un emendamento su questo tema specifico, perché non reintroduce gli incentivi a coloro che, attraverso un ammodernamento tecnologico, permette un risparmio energetico, perché la verità è che noi la maggior spesa di energia, chiedo veramente al professore e al dottore se la pensano come me, la maggior spesa dell'energia è quella dello spreco, dovuto al fatto che c'è un impianto tecnologico vecchio ed obsoleto che spende molto di più, il 20% dell'energia che spendiamo lo sprechiamo. Le caldaie, con un bello sconto sull'acquisto, una bella riduzione dell'IVA e quant'altro, si può incentivare i condomini, i privati e le imprese ad acquistare impianti nuovi che spendono meno e si crea anche più lavoro. Io vorrei ricordarle, fare anche un appello a questo punto, il 12 e il 13 giugno già è stato fissato con decreto legge, è già stato fissato la data del referendum. I referendum sono attengono a tre materie: l'acqua, il nucleare e la giustizia. Non c'è materia più, questione che rappresenta meglio la democrazia che il referendum, è il popolo direttamente che si esprime. Noi dell'Italia dei Valori siamo quelli che abbiamo raccolto le firme, quelle dell'acqua, l'ha raccolto il forum dell'acqua. Ma sono quesiti che non ci azzecca niente con l'Italia dei Valori o non l'Italia dei Valori, sono quesiti che chi ha firmato, mica gli abbiamo chiesto a che partito apparteneva, è una scelta che si deve fare, e io penso che sia importante in questo momento ancora di più convincere i cittadini ad andare a votare, perché rappresenta un momento sublime di democrazia diretta su tre temi fondamentali su cui si basa anche la politica governativa, ma al di là del governo di questo o di quell'altro governo, perché per esempio sull'acqua mezzo l'hanno fatto il centrodestra e mezzo il centrosinistra la privatizzazione. Allora noi quel che diciamo, non è meglio che l'acqua, essendo un bene essenziale, non sia soggetta alla logica del profitto, ma soltanto alla logica del costo effettivo, e non alla privatizzazione. Sulla giustizia, non è meglio avere una legge che sia uguale per tutti e quindi non ci siano tutte queste scappatoie che chi sta dentro le istituzioni le possa utilizzare? Sul nucleare noi abbiamo detto, e rispondo alla sua domanda, abbiamo detto, al di là della ragione elettorale, non è meglio oggi che le moderne tecnologie ci permettono di trovare una soluzione meno rischiosa, senza ritorno, è quello del nucleare? Allora, se i cittadini il 12 e il 13 giugno vanno a votare, dimostrano loro di non cadere nel trabocchetto di chi, pur di impedire l'esercizio del diritto di voto per paura di rimanere inchiodato alle sue responsabilità sul piano giustizia, impedisce ai cittadini di scegliere anche su altri temi fondamentali come il nucleare e come l'acqua. Ma secondo lei, domanda secca, il governo, e quando dico il governo intendo Berlusconi, teme di più il quesito sul nucleare o il quesito sul legittimo impedimento? Io mi dispiace in questa sede con due valenti professionisti che sono al di fuori dell'agone politico e entrare in una polemica, quindi cerco di stare un po' più su, altrimenti se mi metto a dipietrizzare voi potete immaginare cosa posso dire. Resta il fatto obiettivo che questa norma che è stata fatta sul nucleare sembra che si sia passata dalle leggi ad personam all'abrogazione ad personam, e vorrei segnalare che
Io credo che in questo momento tutti insieme dobbiamo fare uno sforzo, maggioranza, opposizione, tutti coloro che hanno il potere, per occuparci di cose più serie, soprattutto il problema dell'economia reale del paese, dell'occupazione, del lavoro, delle fabbriche che chiudono, di un progetto serio, perché il governo ha cancellato l'idea di fare le centrali nucleari, ma non ha detto qual è il suo progetto in termini di parco energetico. Allora, in una situazione di questo genere, io credo che il messaggio che i cittadini dovrebbero mandare attraverso il referendum sia questo: governo, Parlamento, istituzioni, vi abbiamo mandato lì per pensare ai nostri interessi, state troppo pensanti ai vostri interessi, alle vostre poltrone, con uno scambio incredibile di poltrone da destra a sinistra, da sinistra a destra, e non pensate a noi. Smettetelo, altrimenti andate tutti a casa. In questo senso, andare a votare mi pare che sia una cura e un ricostituente molto importante per ridare credibilità alla politica. Ripeto, in altra sede, prettamente politica, con un interlocutore politico e non con professionalità che credo non vogliono scendere in questa polemica, mi sembra un po' fuori luogo. Osservazione di metodo e di merito. Questi fanno parlare sempre qualcuno a titolo personale. L'altro giorno, a titolo personale, quel candidato al consigliere del consiglio comunale, come si chiama? Pessino, non mi ricordo come si chiama. Lassina. A titolo personale ha detto esattamente quello che aveva detto il Presidente del Consiglio prima. Lui ha detto le BR in procura, il Presidente del Consiglio ha detto cellule eversive. A titolo personale lanciano il sasso e poi vedono che Aria tira e ritira la mano. Ma guardiamolo un attimo nel merito, la stupidaggine di questa affermazione, ma anche la pericolosità. Con questa legge elettorale in Parlamento ci vanno le persone che 5 persone 5 scelgono: Berlusconi, Bersani, Di Pietro, Casini e Bossi. Noi 5 abbiamo scelto con questa legge elettorale chi mettere prima in lista, quindi il Parlamento non è espressione nominativamente intesa del popolo italiano, ma di 5 persone che in buona fede o in mala fede, sistemando un nipote piuttosto che sistemando un luminare del diritto, o dipende. Cosa voglio dire? Che il Parlamento, che diventa padrone assoluto, con il rischio di una dittatura della maggioranza, dovuto al fatto che, grazie a quei parlamentari in più che si prende se si vincono le elezioni, vengono scelti direttamente dal capo, e che quindi può fare quel che gli pare piace, senza che la Corte Costituzionale stabilisca che faccia delle leggi incostituzionali o meno, senza che il capo dello Stato possa interferire per fare da garante, coordinatore e canale di compensazione, senza che la magistratura possa verificare nelle sue varie sfaccettature amministrative, contabile, giudiziaria, civile e penale, se il comportamento è corretto o meno, andiamo verso una dittatura della maggioranza che riporta la logica del principe alla logica del medioevo, e quindi a una casta, a un censo, a un modello piduista di gestione della politica, e quindi a una riduzione degli spazi di democrazia. Ma io non credo che Cerioni abbia capito tutto questo. Cerioni hanno detto semplicemente mettere la firma. Ma e quindi perché cosa teme il governo nei confronti del Presidente? Abbiamo a che fare a un problema, scusa. Qui abbiamo, adesso me lo lasci fare in finale, me lo lasci dire una qualcosa in Di Pietresi. Qui il problema non è più tanto di politica e di governo, di politica governativa, qui è un problema che comincia a diventare di tipo psichiatrico. Cioè, se è innestato un meccanismo per cui io so io e posso fare quello che mi pare, insomma, voglio dire, questo, se non lo fermiamo, gli viene in mente pure andare a fare Presidente della Repubblica. Il problema non è quel che fa lui in privato, in quant'altro. Il problema è che, non so se ha notato anche i sondaggi, non cala. Allora il problema non è più il Berlusconi che c'è in lui, ma il berlusconismo che si è impadronito di noi. E questo messaggio negativo che sta spingendo soprattutto le giovani generazioni, in cui il più forte, il più furbo, il più spregiudicato, il più prepotente, il più asociale, quello che non rispetta le regole, il leone nella giungla vince sempre, e chi se ne frega se l'antilope fanno una brutta fine. Ecco, non credo che lo si possa risolvere con la magistratura. C'è un problema di educazione a monte e di ristrutturazione proprio della persona Stato, che credo abbia bisogno di qualche
avvicendamento di classe generazionale. In questo senso io mi auguro che appunto chi insegna, come il professor Galeotti, come tante altre persone, possano inculcare nei giovani una speranza maggiore di quel che li rappresentano. Io mi auguro di avere un paese migliore di quel che è rappresentato in Parlamento, perché lei sa che in Parlamento c'è la maggiore percentuale di persone con problemi di giustizia, il 12% dei parlamentari ha problemi di giustizia, ma anche nei bassi fondi di una metropoli c'è questa percentuale.